La Polizia di Stato di Torino ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 soggetti, prevalentemente di origine somala, facenti parte di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento, alla contraffazione di documenti di identità e al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità. L'indagine, condotta dalla squadra mobile della Questura di Torino, in collaborazione con i collaterali uffici di Firenze e Gorizia, denominata Mogadiscio, è durata 3 anni e ha consentito di indagare complessivamente 25 persone, di cui 16 destinatarie alla misura di custodia cautelare in carcere. 5 sono attualmente ricercate anche all'estero. Ad aprire la conferenza stampa sull'indagine, nella mattinata di 16 febbraio, il Questore di Torino, Francesco Messina. Del territorio nazionale di altri paesi, quindi l'indagine è particolare anche per le modalità che sono state adottate dal punto di vista investigativo, e di questo poi vi parlerà approfonditamente con il dottor Marino. È un'indagine che riguarda il traffico, riguarda l'immigrazione clandestina e riguarda anche il traffico di stupefacenti. È un'associazione a delinquere complessa. Io sono qui non soltanto per dare importanza a questa indagine qui, che è veramente complessa, svolta con la DDA di Torino nella persona della dottoressa Locci anche con ovviamente il supporto a garanzia del GIP, che è il dottor Marson, che ha emesso le ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui parlerà il dottor Martino e che abbiamo seguito ieri. Sono qui anche perché questa indagine ha un profilo che a me interessa e che si ricollega un po' a una dimensione che voi conoscete molto bene, della quale ci siamo occupati, che è il MOI. Quindi c'è un collegamento anche con il MOI, e per questo motivo io voglio dire sono qui, perché si tratta in sostanza della conferma e prosecuzione, sebbene attraverso un meccanismo investigativo molto più rigoroso, complesso e diverso di quello che abbiamo dovuto utilizzare nell'emergenza per, come dire, procedere nella pulizia. Il dirigente della squadra mobile di Torino, Marco Martino, ha illustrato l'operazione. Era una rete organizzata, in alcuni casi sono stati trovati dei ruoli ben precisi, quindi dal passeur al mediatore, a colui che gestiva i pagamenti che avevano attraverso il sistema Walla, e poi i capi, i vertici che erano dislocati in Italia e nel resto d'Europa. E il pagamento ovviamente non poteva avvenire lasciando tracce, quindi sono dei sistemi di pagamento ben noti nel mondo per quanto riguarda le transazioni che devono venire con cash, con denaro contante, che devono riguardare i singoli paesi o altri paesi interni all'Europa, quindi avvenire attraverso la consegna di denaro contante, scambio di password e contatti diretti tra i soggetti. In questo caso specifico la rete era composta da cittadini prevalentemente di origine somala, grazie al coordinamento dell'autorità giudiziaria, che si è interfacciata con altre autorità giudiziarie francesi e con il coordinamento di Eurojust in Europa, si è riusciti a dare una lettura complessiva del fenomeno e raggiungere il risultato attuale, che è quindi una misura cautelare abbastanza complessa. Siamo partiti e arrivati al MOI da 2 operazioni distinte, la prima della squadra mobile di Ragusa, che partiva da lontano, quindi un'operazione chiamata boarding pass, e poi una segnalazione, un input che ci è giunto dall'autorità giudiziaria francese, una richiesta di derogatoria, in quanto alcuni passeur che erano stati fermati in Francia provenivano direttamente dalla via Giordano Bruno in Torino. Si è fatta la sintesi dell'attività di lavoro, il coordinamento con l'autorità giudiziaria e il risultato attuale.